Questo non è uno sciopero che stanno attivando i lavoratori si sono messi in autotutela in base all'articolo del codice civile 1460, perché lo sciopero, per quanto riguarda quello proclamato dall'organizzazione sindacale, c'è tutta una procedura legale che bisogna seguire, perché altrimenti poi sì. C'è un problema di interruzione del pubblico servizio e il sindacato è sotto controllo della commissione di garanzia. I lavoratori, dopo lunghe sofferenze, hanno deciso di scendere in autotutela, perché è una storia ormai che non è più vivibile, non è gestibile, non possono più andare avanti i lavoratori, perché parliamo di stipendi arretrati anche di 7 mensilità in alcuni casi, in altre quasi 4, 5. C'è una situazione differenziata, e che però non è quella della spazzatura, ma è quella che c'è chi accredita più e chi accredita meno. E quindi abbiamo rivendicato queste cose anche attraverso un passaggio di raffreddamento che abbiamo fatto con la prefettura di Reggio Calabria, alla presenza dell'azienda Locro d'Ambiente e del comune di Siderno. Locro d'Ambiente che ha dichiarato che non ha le risorse in quell'occasione per poter retribuire i lavoratori. E quando un'azienda arriva a queste livelli, la situazione parla da sola. Il comune di Siderno, secondo me, ha fatto una scelta da ritenersi grave, nel senso che i lavoratori avevano attivato il potere sostitutivo, perché così sta succedendo da circa un anno, è andato bene finché c'erano i commissari, devo dire, a Siderno. Poi successivamente, nel momento in cui subentra la nuova amministrazione, ma ancora non siamo riusciti a parlare con il sindaco, anche se sembrerebbe che la settimana prossima ci dovrebbe essere un incontro, perché non capiamo perché invece di retribuire i lavoratori attraverso il potere sostitutivo, e quindi qui c'è un obbligo di legge, e quindi è inadempiente in questo senso il comune di Siderno. Paga la Locro d'Ambiente, ma la Locro d'Ambiente, come sempre, ormai fa parte. Parliamo della storia della Locro d'Ambiente, se poi ha una storia. E sistematicamente non retribuisce tutti i lavoratori così come accordi trascorsi tra comune e Locro d'Ambiente. L'impegno sbagliato da parte del comune era che nel momento in cui la Locro d'Ambiente riceveva il mandato del comune di Siderno avrebbe retribuito i lavoratori. Ad oggi sono retribuiti solo il 50% di quei lavoratori del comune di Siderno, e parliamo ormai di 6-7 giorni, quindi non ci sono nemmeno la giustificazione dei tempi bancari. Ma non riguarda qui, il problema non riguarda il comune di Siderno, riguarda la Locro d'Ambiente. Stamattina, ad essere in autotutela, non sono i lavoratori del comune di Siderno, sono i lavoratori del comune di Siderno, di Grotteria, di Monastaraci, di Bovalino e di San Luca e di Bagnara pure, che non sono più dipendenti dalla Locro d'Ambiente, perché il comune di Bagnara, dopo tante sofferenze, ha deciso di sostituire l'azienda alla Locro d'Ambiente. È subentrata la ditta Muraca, e i problemi economici rimangono comunque a Bagnara, perché la Locro d'Ambiente ancora no, è da lì e deve retribuire 2 mensilità e più tutto quello che comporta per la liquidazione, per il fatto del fine rapporto. Noi in appello lo facciamo all'istituzione, all'azienda, ne abbiamo fatte tante, non sapremmo cosa dire all'azienda, e ci dispiace perché è un SPA, e noi praticamente nei confronti dell'SPA ci appelliamo, perché risolvono questo problema, che non così non può andare più avanti. Se i lavoratori stamattina qui, e non sono solo quelle scritte allo Sdraicob, se noi abbiamo avuto la solidarietà di tutti i lavoratori stamattina della Locro d'Ambiente, sono qui, ma non perché qualcuno l'ha convinti, perché qua nessuno può convincere i lavoratori, e per gli arretrati che i lavoratori accreditano da parte della Locro d'Ambiente. Non possono andare avanti più economicamente, così non si può andare più avanti. Quindi chi è proposto a intervenire, che intervenga, perché i lavoratori sono determinati, da qui non se ne andranno se non si risolve questo problema. Adesso siamo quasi sotto Natale, io ci scommetto che i lavoratori, come al solito, passeranno un brutto Natale.
Molte grazie.